dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, si ha i mezzi per portarla a compimento, per evitare che se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui è iniziato bene a costruire, ma non è stato capace di finire. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a seminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000, se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per pace. Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Signore, è molto dura, non per distoglierci da seguirlo, ma per responsabilizzarci nella sequela che noi intendiamo fare dietro di Lui. Cioè, non è facile essere cristiani, e tantomeno è facile essere cristiani impegnati come siamo noi del rinnovamento, o pretendiamo di essere noi del rinnovamento. Ce ne vuole. Il Signore ci responsabilizza con una parola dura che possiamo così capire, ma anche con tutte le attenuazioni che possiamo fare. Il linguaggio resta in fondo la parola del Signore, che ci invita a rinunciare agli affetti e agli averi e a noi stessi, cioè rinunciare agli affetti, agli averi e a noi stessi. In queste tre parole, se uno non viene a me e se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, suo fratello, suo sorello e perfino se stesso, non può essere mio discepolo. Signore, non ci induce all'odio, cioè la parola odiare qui è opporre, fare preferenze. Se qualcuno ha preferenza per suo padre, per sua madre, per il fratello, per se stesso e mette me al secondo posto, non può essere mio discepolo. Si tratta di un amore di preferenza. Se qualcuno, per difendere suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella, si mette contro di me, non è degno di me. Se qualcuno vuole essere indulgente verso suo padre, sua madre, i fratelli, i figli, le figlie, posponendo me, non è degno di me. Se qualcuno permette il peccato ai propri figli o si associa al padre e alla madre nelle cose che si fanno e che non sono come il Signore vuole, non può essere mio discepolo. Poi il Signore ci dice: chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Cioè, chi non rinnega se stesso e prende la croce
perché è un'angustia rinnegare noi stessi, e non viene dietro di me portando la propria croce, ogni giorno la propria croce, non può essere mio discepolo. Noi balliamo, cantiamo e crediamo di essere a posto. Seguire Dio, seguire Gesù, non è ballare e cantare, ma è rinunciare, astenersi, piangere, lottare, questa è la vita cristiana. Poi possiamo ballare e cantare per la gioia di avere vinto, per la gioia di avere superato il peccato. Questo è il motivo della gioia del canto. E ancora, poi, gli averi. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. L'attrattiva del benessere, l'attrattiva di una casa lussuosa, di avere due automobili, tre automobili. Le nostre case sono piene di telefonini, ognuno ha il suo telefonino, sono piene di ognuno ha la sua televisione. Tante volte ognuno ha la sua automobile. Sì, abbiamo una vita molto agiata, tanta gente muore di fame nel giorno di giudizio, questi sorgeranno contro di noi, morte di fame, e voi elevate nell'opulenza. E il vostro maestro vi ha detto, chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Per cui bisogna rinunciare agli affetti, a se stesso e agli averi. Non è rosea la parola del Signore, è impegnativa per noi. E Gesù porta due esempi. Mettiamo che uno deve fabbricare una torre, un palazzo. Prima di fabbricare, metti così, lo progetta a tavolino, vedi quanti soldi hai in tasca, di quanti soldi puoi disporre, e poi se hai i soldi sufficienti, bene, fabbrica, perché se non hai i soldi sufficienti non ti mettere a fabbricare. Così chiunque vuole venire dietro di me, non sia così sprovveduto, mi metta alla sequela di Cristo e basta. Deve fare i conti, ce la farai o non ce la farai. Il Signore non vuole scoraggiarci, ma vuole impegnarci, vuole responsabilizzarci. Una volta che io ti ho chiamato, una volta che sei venuto dietro di me, devi impegnarti. Meglio non avere cominciato, ma una volta che hai incominciato devi proseguire. E la via per proseguire è odiare, cioè e rinunciare, padre, madre, se stesso, gli averi, cioè preferire me a tutto e a tutti. Questo esempio è lo stesso. Tu comprendi che mettendoti con me dovrai lottare contro la carne, contro il mondo, contro il maligno. Una guerra tremenda. Avrai difficoltà da superare. E allora, se tu veramente vuoi venire dietro di me, disponiti alla guerra, alla lotta. Armati bene, altrimenti è meglio che non vieni dietro di me, perché la lotta è tremenda, devi impegnarti. Cioè Gesù, come ho detto, non vuole scoraggiarci con questo linguaggio semitico che ci impressiona, ma vuole incoraggiarci e responsabilizzarci nelle sequele di Lui. È un impegno battesimale che noi dobbiamo avere sempre davanti agli occhi.
Ricordate? Le promesse battesimali. Rinuncia al mondo, rinuncia al giuramento. E se poi viviamo come il mondo, se noi indulgiamo alla vita di questo mondo, siamo degli spergiuri. Rinuncia alla carne, rinuncio. Se poi vive l'opera della carne, che sono elencate nella lettera dei Galati, come la mettiamo? Rinuncia a Satana. E se tu indulgi alle opere di Satana, al modo di agire di Satana, non fai la lotta contro le tentazioni che egli ti pone davanti ogni giorno, tu sei uno spergiuro, perché non hai mantenuto la tua promessa battesimale. Hai giurato lotta contro il nemico di cui parla il Vangelo, contro la carne, contro il mondo, contro Satana. E tu hai fatto promessa di fedeltà al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La fede, la speranza, la carità che devono contrassegnare la tua vita. Questa è la vita cristiana. Una vita che ci impegna nel sacrificio di ogni giorno, perché la vita cristiana o è segnata dalla croce, non è più cristiana. O è una vita di rinuncia e di sofferenza, o non è una vita cristiana. Per cui è bello che noi cantiamo, giubiliamo, balliamo, cantiamo in lingue, ci spolmoniamo, ma è la vita che conta. Il Signore non ci demanderà come cantare. Quanti miracoli hai fatto, quante cose hai fatto, belle, strabilianti, quante belle parole hai dette, quante belle preghiere hai pronunciato, quante acclamazioni hai fatto. Non ci interessa. Signore, interessano le opere, interessi il frutto dei pampini, il Signore che se ne fa, delle foglie che se ne fa il Signore. Vuole il frutto sono le opere cristiane, le opere della nostra fede, che sono segnate dal sangue della nostra sofferenza e del nostro sacrificio, sono segnate tutti con la croce, il Tau, di cui abbiamo detto qualcosa nella preghiera, è appunto questo segno del sacrificio. Noi siamo gente che porta il Tau sulla fronte, la croce sulla fronte, il crocifisso sulla fronte nel cuore, una vita sacrificale, non una vita di gaudente. Ecco la vita cristiana. Altrimenti non siamo sui discepoli. E siccome c'era molta gente, qui dice, che veniva dietro di lui, Gesù dice, troppa gente mi viene appresso. No, deve essere contento che tanta gente viene dietro di te. No, io mettere mano avanti, sia una cosa buona che mi seguiate, però state attenti, chi vuole venire dietro di me, prendete se stesso e faccia quello che io dico. Ecco, una parola dura, ma una parola di verità. E la parola di verità, il Signore ce le dice. Per cui, ogni tanto, il Signore sì ci incoraggia. Venite a me voi tutti che siete stanchi. Voi siete il mio popolo, sono il vostro Dio. Io vi accarezzo, voi siete la mia gioia. Sì,
però se fate quello che io vi dico. Se non osservate la mia parola, non potete essere miei discepoli. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Chiediamo allora al Signore di aprire gli occhi e di aprirci a Lui e di lasciarci segnare da Lui. La nostra vita deve avere il profumo del sacrificio che gradita a Dio. Se la nostra vita non è il profumo del sacrificio della mente, del cuore, dei sensi, dell'anima e del corpo, questa vita non è cristiana, non è gradita a Dio. Dio non c'ha nulla da fare dei cristiani che hanno il nome, ma non hanno la vita, non hanno i fatti. Amen. Verrà, diceva Pietro a te, chi si salverà? E Gesù, guardandolo con amore, disse, è vero, per quello che è impossibile all'uomo, è possibile a Dio. Confidate nella mia grazia, nella forza che viene da me. Per cui non ci scoraggiamo, però ricordiamoci della parola del Signore e ricordiamoci che bisogna chiedere al Signore la forza di osservare i Suoi comandamenti. Con i Suoi discorsi tanto severi, Gesù, anziché favorire l'entusiasmo della folla, sembra spegnerlo. In realtà, l'inizio del Vangelo è stato di un'esigenza al limite dell'eroismo. Invochiamo grazia di comprensione e di fortezza. E diciamo, Signore pietoso, ascoltaci.